17 gennaio. Voce. Aspetti, è perso. Non ti distrarre, mo, eh? No, continua. Non ti distrarre, perché se qui è per sacchiotto. Dai. Dai, parla delle grosse. 17 gennaio, è iniziato bene, eh? 17 gennaio 1987. Dobbiamo fare formalità qua. Che formalità? Nemica a Cersei. Guarda Nel che mette la tavolina da sopra un po', guarda che rischia. Il piromane è Nello. In televisione qua, vero pubblico. Attenta al gioco qua. È operazione abbastanza molto delicata. La legna è bagnata e artificiosa la cosa. Sì, è l'unica cosa. Si accenderà il fuoco per questa sera? Certo! Certo! Attenzione! Quadro! Quadro! Sì. L'operazione di ammirare l'accensione del fuoco della Pescara organizzata da Nello Petrocelli, Ennio Di Giulio e Armando Madunare e Tonino Franchettone, quello che chiagni sempre. fuoco, ecco che sta partendo. Da un giochi che pesa 10 tonnellate quella valla. Sì. Quanto pesa? Di il peso per... Il peso è stato stimato attorno alle 15, alle 15. 15 tonnellate, niente di meno. Circa. E poi il lavoro, un'autogru del fuoco per piazzarlo. Ma no, è venuto l'autocarrozzeria Corrado con il suo attrezzo, carro attrezzo. No, per fatto così. Trattori vari. Sì. Hanno portato gli elicotteri stasera. Gli elicotteri? Sopra? Sopra il trono. Sopra il fuoco? Sopra il fuoco. Benissimo, anche gli elicotteri che avevano sul fuoco. Qua siamo a livello di primizie tecnologiche. Sta scherzando, qua è all'avanguardia sui fuochi della Pescara. Fuochi della Pescara, ecco. La Roma. Nevica, appena. Là c'è sta il negozio. No, non facciamo pubblicità. Non si può fare pubblicità. Ecco pure Don Erminio. Don Erminio, l'altro che partecipa. Fagli l'inquadratura. Al fuoco della Pescara. Don Erminio nostro. Come andiamo, Erminio? Tutto a posto? Benissimo, vicino al fuoco, dimmi. Sì. Vicino al fuoco. La gente si raggruppa e cominciano i primi gruppetti di persone. La curiosità quest'anno c'è tanta gente dal Fidina. Le fiamme non si vedono più. Le fiamme si sono offuscate dal fumo. Ma non la legna è troppo bagnata. Ma c'è la caccia. Ce la cacceranno senz'altro. Abbiamo un fuoco spettacolare qua. Sì. Festa di Sant'Antonio Abate, maialetto. No, c'è stata la ecco, i signori che si precipitano a fare le foto, immortalare il fuoco di Sant'Antonio 87. Ecco, ora ci mancava il maialetto, la macchina che deve girare. Il maialetto dove sta? Il maialetto? Non fa smorzare il fuoco. Anche di Virgilio, non si può passare. Divieto assoluto là, qua si passa soltanto a piedi. Nello, come va Nello? Dici sì. Qualcosa! Parla forte! Dici qualcosa, Nello! Niente? Sei troppo occupato! Io sono avanti che... Sto a congelare le mani! Va bene! Vuoi la pure via? Luigi! Attenzione che si appiccia pure la macchina adesso! Si appiccia niente! Non si appiccia niente! Come va? Quest'anno è disastroso! Sì, che le mulinie da fare calore! Ma sta incominciando a uscire, sta incominciando! Sì, basta che parte! E l'operazione è più difficoltosa questa, perché la signora qui dov'è? La signora qui dov'è? Ecco, primo piano!
simpatico. Prima piano la signora Pizzi. Ha sentito la puzza del fumo. Che ora se ne ha coraggiosamente via, olio. Se scende mezzo litro d'acqua, l'ha detto. Aspetta, passiamo da qua. È partito benissimo, ormai non lo ferma più nessuno. E chi lo ferma più qui? Dello, Dello! Dove sta? Romane, dove sta? Capo organizzatore, insieme a Ennio, dove sta? Ennio, manca l'appello, allora, il piccione manca. Allora, raccontaci un po' come sono state la ristretta della legna, come è stata quest'anno? Bene, bene, fino a che si organizza sempre bene. Ah, questo è il guaio, bisogna coinvolgere un po' più persone qua. Guarda come piglia sto fuoco, Massimo, dì qualcosa. Sì, sì, che devo dire? Le immagini sono queste. Sì. Parlano da sole, parlano. Questo poi lo rivedremo. Senti, come spriccica. Scrocchia, scrocchia. Come spriccica, come frighe. Da poco anche albero di Natale, sa. Questo l'olio è stato fornito dalla ditta Branghetti. Branghetti, benissimo. Sì, per curiosità. Certo, per chi organizza questo ed altro. Che c'è il distributore là, come il P. Agip, è diventato quasi nazionale. Allora, qui abbiamo un vasto pubblico. Sì. Vasto pubblico qua di Arrento. Una panoramica generale. Giacomo è tornato apposta da Roma, per vedere i poli di Sant'Antonio. Dici qualche cosa, Giacomo. Forza, coraggio. No, va bene, non dici niente. Allora, vogliamo qualche altro angolo. La signora qua. È tornata anche lei per potersi Sant'Antonio. Ci dica qualcosa, piace la festa Sant'Antonio, è bello, benissimo, e che altro, fanno tanti chilometri per vedere in profondità, chi altro c'è qua, altre persone, sono in arrivo ancora, ma tutta arriva, ecco anche Mario Antonelli, Mario. Ecco, hai partecipato, sì. Gli ultimi a Roma, no. Pure un po', via. Certo. Fuoco della Pescara, signorina. Qualcosa per Sant'Antonio, via. Qua c'è un po' di timore, come mai? Uno si imbarazza di fronte alla telecamera. Fronte alla telecamera. Come fai? Questi ancora non sono, capito? Anche i bambini, con freddo, vuole vedere il fuoco di Sant'Antonio. Ecco, si è avviato abbastanza bene, ormai ha preso la legna, ormai si scioglie la neve, si squaglia tutto. Siamo alla Pescara, vai Massimo. Siamo un po' sopravvenzino. Sì, questo è il poco. Uno dei pochi più belli che si organizzano. La Pescara, essendo Pescara, mo' hanno sbagliato. Ma comunque, rimediamo subito. Andiamo in un altro angolo. Si pulisce le mani. Si pulisce le mani. Con la neve, un sistema moderno. Qua ci arrangiamo. Ennio non viene? Ma qua dice una buttata qualche bottiglietta, niente, non si brinda, non si fa. Stasera, è presto ancora. Sì, all'accezione ci vuole anche qualche cosa, perché qua bisogna far morire il freddo, sennò. Ammazzare il freddo, qua stiamo già, c'è anche Tommaso, Nenni, hai aiutato a mettere fuoco, Tommaso, sì, certo, benissimo, Carletto è venuto dall'Aquila, dal capoluogo nostro, quello è un cittadino perché è venuto dal capoluogo, certo, trattori messi a disposizione dalla ditta di Giulio Ennio,
Sì. Lo so, ma qua... Abbiamo parlato tu la telecronaca. Oggi pomeriggio, chi è la signorina? Da Roma, abbiamo anche una cittadina, su, dici qualche cosa. Ecco, che Roma, si fa a Roma? Ma allora tornano qua a Sant'Antonio proprio per ritrovarsi un po' meglio, vero? Ma tutto il versacchiotto, ma non l'appello, Sì, che quasi ora. Beh, dopo pranzo ci rivediamo. Stasera sono gnocchetti e fagioli. Dove si mangia questa roba? Tutti i fuochi? No. Salsiccia, la piazza. Al fuoco della piazza. Abbiamo organizzato una cosetta, come si dice. Dove? Dietro alla bisogna di Girolamo. Bisogna venire a trovare. Sì, 15 minuti. Ah, La pisciatella. Contato di pisciatella. Qua le batterie incominciano a fondere. Fondo, no? Freddo. Sì. No, tutto bene. Procede, basta che sto procedendo, sta a fondo. Prego, no, hai premuto. Hai premuto. Sì.